Benvenuti a tutti, benvenuti a questa seconda lezione del nostro corso intitolato Pillole di R, tenuto da Successione Ecologica. E io sono Jacopo Cerri, sono borsista di ricerca presso l'Università degli Studi di Torino e mi occupo di biologia della conservazione, principalmente di specie aliene invasive. Per dubbi, insulti o cose varie potete scrivermi alla mail che trovate qui. Oggi affrontiamo un concetto complesso. Questa è una lezione anche leggermente atipica perché questo corso si intitola Pillole di R e io generalmente lavoro su R. Vi faccio vedere come si lavora su R, facendovi mettere le mani in pasta. Oggi no, perché parlo di un concetto strano. È la prima e l'ultima volta che ne parlo, però credo sia molto importante. È il concetto della causalità. La statistica ha un rapporto complesso, anche per motivi storici con la causalità. Si sono toccate tutte e due, parte della statistica è stata sviluppata per rispondere a domande legate alla causalità, però grossi statistici si sono sempre poi rifiutati di toccare l'argomento fino ad anni relativamente recenti. Un esempio è la correlazione di Pearson. Nella scorsa lezione abbiamo visto che è possibile utilizzare un coefficiente di correlazione per rappresentare la forza dell'associazione di due variabili continue come x e y. Questo coefficiente è il rapporto tra la covarianza delle due variabili e il prodotto delle loro deviazioni standard. È un coefficiente che va da meno a 1 più 1. Quando il coefficiente ha valore meno 1 significa che le due variabili sono collegate in modo negativo e lineare, quasi perfetto, e quando ha un valore di più 1 sono correlate in modo positivo. Va bene per associazioni lineari. Qua vedete, vi ricordate, c'era l'esempio dei gatti. Possiamo rappresentare con uno scatterplot l'associazione tra il peso corporeo in chilogrammi dei gatti maschi e il peso cardiaco in grammi. Bene, in questo caso la correlazione di Pearson è 0,79, un valore abbastanza alto. In effetti torna abbastanza con il grafico, fa vedere che c'è un'associazione chiara e forte tra il peso corporeo dei gatti e il loro peso cardiaco. Gatti molto pesanti tendono ad avere anche un grosso cuore. Questo qua in cima, per esempio, è un gatto quasi gigante che pesa 5 kg. Bene, qui così gigante non lo so, però insomma è un gattone e qua sotto c'è un peso, ha un grosso cuore, insomma, si vede, mentre un gatto piuttosto piccolo tende ad avere un cuore relativamente esiguo. La correlazione di Pearson non va bene per relazioni non lineari. Quindi, se noi invece abbiamo una relazione, di tipo quadratico tra il peso corporeo e un altro parametro che ho ottenuto tramite simulazione, vedete che qui c'è chiaramente un'associazione non lineare, ma che per il coefficiente di correlazione di Pearson sembra che non ci sia quasi niente. Anche nel caso dei coccodrilli, per esempio, si nota che questa è una correlazione di Spearman, non di Pearson, però, sono quasi uguali in questo caso. Si nota che c'è un'associazione tra l'esito fatale o non fatale è la taglia del coccodrillo e questa cosa in effetti comincia a suggerirsi che forse la taglia dell'animale influenzi la sopravvivenza. Bene, se ci poniamo questa domanda, stiamo già abbandonando l'utilizzo puramente descrittivo dei coefficienti di correlazione e ci cominciamo a fare una domanda di causalità. Per esempio, in questo caso l'effetto causale è abbastanza chiaro, cioè noi siamo portati a pensare che la taglia di un coccodrillo influenzi la sua capacità o meno di uccidere una persona in un attacco. Fin qui, insomma, un coefficiente di correlazione sembra abbastanza adeguato per rispondere a questa domanda, però per esempio nel caso dei gatti qualche dubbio comincia a emergere perché non è che un gatto molto pesante, vabbè, ok, un gatto molto pesante tende ad avere un cuore grosso e un piccolo gatto un cuore più piccolo, però non è che se io modifico il peso corporeo del gatto, per esempio lo metto a dieta, il cuore diminuisce, per cui in questo caso la correlazione di Pearson comincia ad andare stretta. In altri casi la correlazione di Pearson può venire molto buona anche per associazioni di variabili palesemente assurde, per esempio diciamo c'è una correlazione molto forte tra la serie storica di persone che muoiono strangolate nelle lenzuola e il consumo pro capite di formaggio, cioè le due cose vengono associate molto, molto bene, il coefficiente di correlazione è 0,95, però questa è una correlazione spuria che non ha nessun senso. Quindi si vede che effettivamente a volte l'associazione tra due variabili riflette la causalità e altre volte no. Che cos'è la causalità?
Diciamo che in un rapporto di causa-effetto scritto x freccetta y ci si aspetta che modificando il valore di x ci si aspetta che il valore di y cambi, mentre modificando il valore di y ci si aspetta che il valore di x non cambi. Per esempio, questo è il caso del meteo e del barometro, cioè quando il meteo cambia produce un cambiamento nel barometro, ma se io apro il barometro e gli sposto le lancette, non è che modifico la pressione atmosferica. Quindi la relazione causa-effetto è di questo tipo, abbastanza facilmente immaginabile. Noi siamo, Kahneman diceva che gli esseri umani sono a machine for jumping to conclusions, cioè una macchina per saltare alle conclusioni. Noi abbiamo la capacità di immaginarci relazioni causali tra variabili più o meno dall'età di 4 anni, e la statistica è stata pensata in parte per formalizzare questa cosa che noi abbiamo, però ci si è sempre scontrata. Il problema, per esempio, è che le relazioni causali sono difficili da formalizzare da un punto di vista matematico o anche sperimentale, perché intanto devo immaginarmi ciò che non è successo. Poi, non sempre effettivamente è possibile manipolare la X, come abbiamo visto prima, e poi effettivamente anche vedere se i nostri dati supportano gli effetti causali e stimarli ha delle difficoltà. Solitamente l'effetto causale, può essere immaginato come una differenza tra quello che io osservo e il controfattuale, cioè quello che sarebbe potuto succedere ma che non è successo. Come vedremo, tante tecniche statistiche servono più o meno a ricostruire il controfattuale. Cominciamo dal caso facile, ovvero le prove randomizzate. Scusate, bevo. Allora, le prove randomizzate sono concettualmente molto semplici. Io, per esempio, voglio testare l'effetto di una dieta aggiuntiva sul peso corporeo dei pulcini di fagiano, perché ci sono tanti studi che fanno vedere che gli insetti sono importanti per l'indice corporeo dei pulcini, soprattutto per esempio a 20 giorni, e questo è importante perché se effettivamente scopro che aggiungere degli insetti alla dieta aumenta l'indice corporeo, quindi magari è importante per la sopravvivenza, tutte quelle pratiche agricole di insetticidi tanto bene non fanno. In questo caso però testare questo effetto è abbastanza facile. Prendo tot pulcini, le assegno a caso a due gruppi. Assegnare a caso significa che io mi scrivo il nome del pulcino su un bigliettino, lo butto in un cappello e poi lo tiro fuori dal cappello e l'assegno a uno dei due gruppi. Per esempio, dico che questa estrazione va, tiro una moneta e dico che questa estrazione va al gruppo A, oppure questa estrazione va al gruppo B, oppure lo fo col computer, e li alloco a due gruppi. Un gruppo riceve la dieta con l'integrazione di insetti e l'altro gruppo riceve la dieta che gli do normalmente. Poi alla fine vedo la differenza tra due gruppi e quello è l'effetto causale. Emergono quindi due domande. La prima domanda è se la dieta funziona o meno, cioè la dieta ha veramente un effetto causale sul peso corporeo dei pulcini. E la seconda domanda è: ma io ho preso abbastanza pulcini per questo esperimento? Alla prima domanda si risponde con l'average treatment effect, l'effetto medio del trattamento. Cioè in questo caso io mi sono costruito il controfattuale con la randomizzazione, cioè il fatto che io abbia assegnato a caso i pulcini a due gruppi fa sì che i pulcini del gruppo di controllo con la dieta standardizzata siano perfettamente comparabili ai pulcini che hanno ricevuto la dieta, quindi la differenza nel loro peso medio è l'effetto causale. Il problema però è che nella realtà tante cose non si possono manipolare, per esempio io non posso manipolare il tempo atmosferico, oppure io non posso obbligare le persone a fumare, per esempio, questo è interessante anche dal punto di vista storico. Diciamo che per tanto tempo noi non si è scoperto, cioè non, che il fumo praticamente sia dannoso per la salute respiratoria delle persone è qualcosa di vecchio tanto quanto il fumo. La comparsa delle sigarette è avvenuta durante la prima guerra mondiale, già una quindicina d'anni dopo c'era chi sospettava una cosa del genere. Il problema però è che non si possono condurre delle prove randomizzate alle persone. Io non è che posso prendere 500 persone, 250 le fa fumare, 250 no, perché non è etico. E questa cosa ha rallentato parecchio la dimostrazione causale degli effetti negativi del fumo. Ci sono voluti più o meno 60 anni, siamo arrivati agli anni 70, agli anni 60. Oppure molto spesso
anche per molti ecologi, per esempio, se io lavoro con i coccodrilli marini, che sono delle bestiole di 7 metri, non è tanto facile manipolare coccodrilli marini nelle prove sperimentali, proprio da un punto di vista pratico. Cioè, se io maneggio dei topolini e li somministro dei supplementi con delle iniezioni, ok, i topolini li manipolo, un coccodrillo di 5 metri se ne può parlare. Oppure, per esempio, se io mi voglio studiare se la taglia del coccodrillo influenza la mortalità in un attacco, io non è che posso allocare a caso coccodrilli di dimensioni diverse a persone e vedere quello che succede, non funziona così. Quindi qui si comincia con il caso difficile. Come si fa a fare inferenza causale sui dati osservazionali, che sono il 90% dei dati che noi in ecologia analizziamo? Un metodo è il cosiddetto criterio Bector, che adesso vi accenno brevemente. Avrete sentito tutti dire che la correlazione non implica causalità. Questa cosa è diventata un mantra, ormai lo scrivono dappertutto, magari ve l'hanno scritto sicuramente su di un articolo scientifico. In realtà però, in particolari condizioni, un'associazione tra due variabili, per esempio, quindi riflessa anche da un coefficiente di correlazione, implica una loro correlazione causale. Diciamo che in particolari circostanze, in altre no. Questo è il caso per esempio del paradosso di Simpson. Può succedere ogni tanto che una correlazione tra una X e una Y, che all'apparenza è negativa, quando poi viene divisa, le osservazioni vengono divise per gruppi, può risultare fuori che la correlazione è positiva. Questa è conosciuta come la table two fallacy, perché quando ci sono le persone che scrivono i coefficienti di regressione nelle tabelle, viene fuori ogni 3x2. Per esempio, consideriamo il caso dei coccodrilli. Nel caso dei coccodrilli posso ipotizzare che la taglia dell'animale influenzi la probabilità che una persona ha di sopravvivere all'attacco. Quindi rappresentiamola anche in forma grafica x freccetta y. Io posso immaginare che t è la taglia del coccodrillo influenzi la probabilità di sopravvivenza. Quindi questo è un modo grafico, questo approccio si chiama grafo diretto aciclico, per rappresentare una relazione causale. Ovviamente questo è un effetto causale abbastanza chiaro, cioè se io modificassi la taglia del coccodrillo la probabilità di sopravvivenza diminuisce, oppure cambia comunque per esempio, mentre se io non è che posso modificare la probabilità di sopravvivenza e mi cambia la taglia del coccodrillo, è una cosa abbastanza assurda. Questa cosa si può vedere per esempio anche, può essere tra virgolette suggerita anche da un'esplorazione dei dati, come vi dicevo nella lezione precedente. Per esempio, scorporandoci le osservazioni, gli attacchi per classi di grandezza dei coccodrilli, si vede che la proporzione di attacchi che finiscono male aumenta con la taglia del coccodrillo e la maggior parte degli attacchi risultano mortali quando veniamo attaccati da un coccodrillo più grosso di 4 metri, quindi quando un coccodrillo grosso come una station wagon esce dall'acqua e ci morde, generalmente va a finire male, mentre è piuttosto raro che un coccodrillo di malapena 2 metri ci faccia del male, ci uccida, insomma. Quindi diciamo che io posso applicare queste linee guida, che sono i criteri di Bradford-Dill, per ipotizzare una relazione causale anche su dati osservazionali. Devono essere rispettate le seguenti condizioni. Intanto c'è un'evidenza del meccanismo, cioè io riesco a individuare un meccanismo che giustifichi la relazione causale che sto avanzando. In questo caso il meccanismo è semplice, cioè un coccodrillo più grosso ha una bocca più grossa, fa molto più danno quando morde e questa cosa condiziona la probabilità di sopravvivere o meno. Poi ci deve essere l'evidenza diretta. Io ho qualche tipo di analisi dati e ci deve essere una magnitudo dell'effetto che comunque mi possa suggerire questo. In questo caso c'è abbastanza perché se si va a vedere quello che si guardava prima, effettivamente si vede che c'è una taglia diversa dei coccodrilli tra attacchi che sono finiti male e attacchi che non sono finiti. Poi, i criteri di Bradford-Dill, ci deve essere prossimità spaziale e temporale. Ora, in questo caso è abbastanza ovvio, nel senso l'attacco del coccodrillo coinvolge sia il coccodrillo che la persona nel solito spazio, per altri fenomeni è meno chiara. E poi ci deve essere reattività al dosaggio. Quindi, in teoria, come vi dicevo prima, se io aumentassi via via, se io facessi degli esperimenti in cui sottopongo delle persone a un attacco di coccodrillo, mano a mano aumento la taglia del coccodrillo, dovrei osservare
un cambiamento della probabilità e poi dovrebbe essere reversibile, per cui se io diminuisco di nuovo la taglia dei coccodrilli che utilizzo per queste prove, la probabilità dovrebbe anche diminuire. Poi l'effetto deve tornare con ciò che è noto e fin qui mi sembra che ci si sia, perché che un coccodrillo più grosso possa mangiare cose più grosse e sia più bravo a mangiare una persona di un coccodrillo piccolo mi sembra abbastanza ragionevole. E poi generalmente nel corso del tempo si dovrebbero trovare risultati consistenti tra loro in studi replicati o comunque simili. In realtà però con i dati osservazionali emerge un problema. Il problema è che la mia associazione potrebbe in teoria essere mascherata da un'altra variabile, è quella cosa che causa il paradosso di Simpson. Quindi la mia relazione che va in un senso potrebbe esserci in realtà un'altra variabile che me la scorpora e me la fa andare singolarmente in un'altra direzione. Per esempio, questo è un caso assolutamente ipotetico, la taglia delle persone potrebbe influenzare sia la taglia dei coccodrilli che effettivamente poi attaccano, che la probabilità di sopravvivenza. Quindi ci può essere un'altra variabile che a sua volta influenza sia TC che P. Quindi, per esempio, può succedere che se una persona è adulta e è grossa 2 metri, diciamo che questa cosa scoraggia i coccodrilli più piccoli da attaccarla e a sua volta poi se una persona è più grande riesce a sopravvivere maggiormente a un attacco perché è in grado di reagire all'attacco meglio rispetto a un bambino oppure perché ha un corpo più grande e quindi in proporzione viene ferita meno dal morso di un animale. Questo fenomeno è noto come confounding. Bene, in teoria è possibile identificare gli effetti causali da dati osservazionali, purché si riesca a controllare tutti i possibili fattori di confounding. Il problema del confounding è che può non rendere comparabili i due gruppi di osservazione. Per esempio, qualora ci fosse del confounding, il problema potrebbe essere che nel gruppo di persone il cui attacco è risultato fatale e nel gruppo di persone che sono morte a seguito di un attacco di coccodrillo, le persone hanno taglia riversa. E in questo caso non riesco a stimarmi l'effetto causale. Bisogna controllare il confounding o con il disegno dello studio. Per esempio, questo è quello che si fa nelle prove randomizzate. Io cerco di avere gruppi di composizione omogenea, oppure anche in una prova non randomizzata, se io, diciamo, considero soltanto persone in un range di altezza ristretto, riesco a tenere sotto controllo questa variabilità. Oppure più semplicemente in un modello di regressione, un modello lineare generalizzato, posso introdurre la dimensione delle persone come predittore del modello. Questo è il cosiddetto criterio backdoor, cioè nel criterio backdoor la relazione tra x e y è identificata, quindi io la posso stimare anche da dati osservazionali, purché tutti i possibili confounder che io ritengo rilevanti per il fenomeno in questione vengono gestiti tramite stratificazione oppure inclusione come covariato in un modello. Se volete un'introduzione completa alla causalità e anche al criterio Vector, perché è abbastanza articolato, vi consiglio questo libro che è The Book of Why di Judea Pearl, è veramente ottimo. Comunque, sostanzialmente, nel criterio Vector io devo riuscire a includere come covariata in un modello, nei capitoli dopo vedremo che io, per esempio, posso includere in una regressione logistica la taglia del coccodrillo come predittore della probabilità di sopravvivenza. Bene, io devo includere anche come confounder, se lo ritengo rilevante, la taglia come predittore, se lo ritengo rilevante anche come confounder, la taglia delle persone. Una cosa utile è rappresentare le relazioni causali come grafo diretto aciclico e questa cosa può essere fatta anche per schemi piuttosto complessi come Dagitti. Adesso vi faccio vedere Dagitti. Dagitti è una cosa bellissima, ve lo faccio vedere. È praticamente un'interfaccia grafica, si può programmare anche su R, però è più facile vederlo su browser. Dagitti è questo, cioè io per esempio posso creare una nuova situazione in cui praticamente io creo la variabile che per esempio è taglia coccodrillo, è questa, e io creo una seconda variabile che è la probabilità aperta tonda di sopravvivenza. Poi io posso rappresentare la relazione cliccando prima su qua e poi su qua, quindi la variabile da cui parte la freccia e la variabile da cui arriva. Poi dopo io posso immaginare tutti i possibili confounder, per esempio taglia della persona, che come ho detto prima può essere un confounder sia del coccodrillo che della sopravvivenza, oppure posso immaginarmi anche, che ti posso dire,
il paese, ipotizziamo per esempio la taglia dei coccodrilli, il paese può influenzarmi la taglia del coccodrillo perché magari questa varia nello spazio e poi anche la probabilità di sopravvivenza perché magari in alcuni paesi vengono fatti corsi su come reagire a un attacco di coccodrillo o meno. Poi il paese può influenzare anche la taglia della persona perché ci sono differenze nelle altezze medie. E questa cosa può essere estesa, insomma, per tante cose diverse. Comunque poi io devo, questa è l'esposizione praticamente, il mio predittore. Questo è il mio outcome, quindi è la variabile che io devo stimare. Come vedete, praticamente ti dice che è in inglese purtroppo Dagitti. Per stimare l'effetto totale della taglia del coccodrillo sulla probabilità di sopravvivenza, io devo aggiustare per queste due variabili. Quindi lui ha degli algoritmi che mi dicono quali variabili devo controllare. Per esempio, dopo devo fare adjusted, come se io l'avessi incluso in un modello, e alla fine il mio modello viene perfettamente identificato. Questa cosa è complicabile anche per 40 variabili attraverso relazioni estremamente incasinate, e lui alla fine riesce a farti capire quali variabili devono essere incluse nel modello. Questo è il cosiddetto criterio Bector. Questa cosa poi ve l'ho fatta vedere perché io la ritengo molto importante. E si vedrà anche su R poi. È una cosa di statistica, di inferenza causale, però tra virgolette è un po' come lavarsi le mani prima di entrare in sala, cioè una cosa che chiunque dovrebbe avere chiaro, perché la maggior parte di noi utilizza la statistica per provare a stimare degli effetti causali in ecologia o in conservazione. E non c'è mai stato un linguaggio per rappresentare le relazioni causali fino ad anni recenti. Il libro di Perle è uscito pochi anni fa, il primo libro è degli anni 90, per cui questa cosa è abbastanza importante. E niente, quindi come si può fare? Allora, intanto si cerca di capire se la nostra relazione causale ha un senso attraverso la regola di Bredfield Hill. Poi identifico tutti i confounder rilevanti, rappresento il mio schema causale con un DAG e poi li tengo sotto controllo come delle covariate in un modello. Ci sono tanti approcci che combinano per esempio una parte grafica con l'analisi dei dati. Nei DAG solitamente poi il tutto viene modellato attraverso modelli di regressione, quindi effetti marginali. Ci sono tecniche più raffinate come i SEM, che sono i modelli a equazione strutturale, chiamati Structural Equation Modeling, oppure qualcuno di voi li conosce come Path Analysis, quando c'è solo le variabili osservate, oppure metodi come le reti bayesiane, che combinano una parte grafica con l'analisi dei dati, però che consentono poi di fare anche dei test per vedere se effettivamente l'associazione tra variabili che noi abbiamo ipotizzato è supportata dai dati o meno. Questa cosa i modelli di regressione non riescono proprio a farla, ci si orienta un po' in modo empirico. Mi piacerebbe fare alla fine del corso anche una cosa, per esempio, sui SEM che possono essere utili. E niente, in realtà poi c'è ancora un ultimo caso per parlare di causalità. In alcuni casi la causalità si può inferire anche da dati longitudinali. Non so se qualcuno di voi ha mai visto questo. Questo è un grafico piuttosto famoso. È il grafico che collega la dinamica di popolazione di una preda come la lepre. Questa è la snowshoe hare, che è la lepre, quella Lepus timidus. In Canada o comunque in Nord Europa, e poi l'arancione rappresenta la lince, quindi il suo predatore. Si vede che effettivamente le due specie sono correlate, cioè covariano nel tempo, spesso anche con un lag temporale. Questo concetto è la cosiddetta causalità di Granger, che viene usata molto in economia. Granger credo ci abbia vinto anche un premio Nobel. L'idea praticamente è che X causa Y se prese le serie storiche di X e di Y, X al tempo t è predittiva del valore di Y al tempo t più 1 oppure t più k, insomma, con un certo lag. È interessante perché anche qui ci sono dei test su R che possono essere utilizzati. E alla base devono comunque essere rispettati gli assunti di Bradford Hill. Gli assunti di Bradford Hill, in realtà, poi quando uno fa le prove randomizzate, non è necessario rispettarli perché la randomizzazione è un altro mondo. Praticamente la randomizzazione consente di stimarmi gli effetti causali anche se io non so quali sono tutti i possibili confounder. Comunque poi un altro approccio ancora più di nicchia è quello dei controlli sintetici. Io l'ho utilizzato in un lavoro di recente, ve lo dico perché è una cosa che magari per alcune persone può essere utile. Nei controlli sintetici
io posso quantificarmi l'effetto di un trattamento ricevuto da una serie storica al tempo t, comparando questa serie storica a un'altra serie storica o a più serie storiche di controllo che non hanno ricevuto il trattamento. Questa cosa può essere fatta se la serie storica che a me interessa è ben correlata alle altre serie storiche nel periodo pre-trattamento, cioè se queste serie tendevano a covariare insieme. Posso usare queste serie di controllo come un controfattuale, poi se il trattamento sulla mia serie storica ovviamente non ha nessun impatto su quelle di controllo. Non si sono usate per misurare praticamente, in questo grafico si vede, noi avevamo misurato il volume di ricerche su Wikipedia di mammiferi invasivi, che è questa linea nera continua, rispetto a un controfattuale che era praticamente il numero di visite Wikipedia di pagine di mammiferi nativi in Italia. In questo caso usavo queste serie storiche per provare a stimarmi l'effetto dell'introduzione della prima lista europea di specie invasive sul numero di visualizzazioni, cioè volevo vedere questa linea tratteggiata rappresenta agosto del 2016, ovvero quando è entrata in vigore la prima blacklist dell'Unione Europea. L'idea di base è che la blacklist potrebbe rendere più popolari le specie invasive, un po' perché i giornali ne parlano, un po' perché fornisce alcuni esempi concreti, come per esempio la nutria, il gambro della Louisiana, eccetera, eccetera. In questo caso volevo vedere se le visualizzazioni dei mammiferi alloctoni erano aumentate dopo la pubblicazione della blacklist dell'Unione Europea. In questo caso si vede, cioè praticamente questa linea celeste chiara era il mio controfattuale, cioè era il mio. Come era variata nel corso del tempo le mie serie di controllo che erano mammiferi nativi, è possibile poi calcolarsi l'effetto causale della blacklist come differenza tra visite mensili dei mammiferi invasivi e visite mensili dei mammiferi nativi. E si vede che però in realtà non c'era grossa differenza, c'erano soltanto dei picchi localizzati. In questo caso avevo concluso che la blacklist non ha avuto un vero e proprio impatto causale sul numero di visite internet. Vabbè, niente, questa lezione è un po' atipica, però credo sia stata molto importante perché vi ha introdotto il concetto della causalità, che poi vedremo successivamente. È importante soprattutto per il test delle ipotesi e per la power analysis, che poi sarà l'argomento della prossima lezione. Io vi ringrazio e spero di rivedervi alla prossima. E niente, se avete dubbi scrivete a jacopocerri@gmail.com e alla prossima.